apparentemente è un lavoro più giocoso, mentre invece poi non lo è nella realtà, perché è un lavoro che parla dell'immigrazione. Le orche sono 23, come i 23 stati che si affacciano sul Mediterraneo. Ho voluto sottolinearlo ancora di più utilizzando dei giochi monoposto per bambini che si divertono sedendosi uno ad uno e giocando con questi gonfiabili, in contrapposizione con quello che è il barcone degli immigrati, completamente pieno, che fa viaggi molto difficili della speranza, che spesso purtroppo finiscono male. Abbiamo fatto una bella terapia d'urto e gli studenti hanno scelto un'opera che si chiama Hai paura del buio, perché poi prende origine dal nome di un disco degli After, ma va oltre, perché va a dire di non aver paura del buio della cultura, del buio dell'informazione, ma insomma di andare, no? Oltre queste cose qua. In questo caso io avevo lavorato sul buio della Diaz, ovvero su questa vicenda della quale mi aveva colpito molto proprio la dimensione dell'assenza di luce, proprio dai racconti, l'assenza di luce che c'era all'interno della scuola e l'assenza di luce che poi diventa una sorta di simbolo legato a quell'avvenimento lì. Perché chi deve tutelare in teoria e mantenere la luce in quel caso era chi portava il buio. Lavoro il metallo. Mi sta interessando questo materiale perché è estremamente libero nella sua semplicità per la costruzione, e appunto vado alla ricerca delle tensioni costruttive all'interno della forma e di tutto ciò che possa dialogare con gli elementi del vuoto, della costruzione e dell'ambito dello spazio, inteso sia come concetto che dello spazio reale, vero e proprio, dell'architettura. Lewis ha un aspetto che è un'università, ma quasi a guardarla talvolta non lo sembra. È un luogo particolare. Che mi interessa è del portare un oggetto come una scultura in università, è il fatto di partecipare in qualche modo alla vita con gli studenti. Degli artisti che lavorano nel contesto urbano della città attraverso degli interventi con dei poster in cui rielaboriamo quadri, affreschi, incisioni con però degli innesti con di architetture che spesso si trovano nei pressi del luogo in cui noi andiamo ad operare. Alla Luis abbiamo proposto una rielaborazione dell'incisione veduta dei sepolcri di Piranesi, in cui c'è uno scenario di Rudere, e abbiamo proposto in mezzo all'incisione un'architettura dello studio Passarelli degli anni 70. Edificio polifunzionale di via Campania. Questo riprende un po' il tema della stratificazione di varie epoche storiche che sempre in Piranesi viene fuori, con ruderi di varie epoche che vanno a mischiarsi, a comporre l'immagine, la veduta. Nel campetto di calcio vicino al bar della Luis possiamo osservare l'opera di Jericho, un giovanissimo artista e molto talentuoso. L'opera prende il nome da Cacciata dal Paradiso, è pensata in due tempi. Adesso possiamo ammirare solamente il fondale di quest'opera, la seconda parte poi verrà compiuta a settembre. Mi interessava portare dove i ragazzi studiano, dove imparano e dove fanno silenzio, ci sono solo i loro corpi che vivono in questi luoghi, dei corpi fatti con le garze gessate sui quali si può scrivere, perché come superficie mi ricordava il fatto che chiunque, no, si fa un gesso, sulla garza poi scrive. E quindi ogni risposta in qualche modo va a trovarsi sul corpo. Poi il fatto che ci sia la nudità è entusiasmante, perché poi quando tu vedi il lavoro o comunque chi ci si confronta non sa dove scrivere, c'è il pudore, tutta una serie di cose insomma normali rispetto al nudo, perché non vedono il gesso, non vedono una forma, ma vedono loro stessi. Nel
Nell'opera indoor l'impatto è diverso, è un intervento più rigoroso, più scientifico, un lavoro in ferro battuto, lavorato e che riproduce la sagoma del Mediterraneo. Prende spunto da quello che è stato l'esperimento di Foucault del pendolo, che va a focalizzare l'attenzione su quelle che sono le principali rotte migratorie del bacino del Mediterraneo. Ho scelto il laboratorio d'arte perché sentivo il bisogno in insomma, una situazione di quotidianità universitaria, quindi tra studio e esami, di trovare un qualcosa che non avesse a che fare solamente con l'ambito universitario, ma qualcosa che mi concedesse uno spazio per esperienze che non credo che mi potessero capitare in un altro contesto se non con questo laboratorio.